Sono poco più di 20 ad oggi le persone contagiate dal Covid nel comune di Baronissi, di cui una quindicina direttamente collegabili ai frequentatori della palestra del Tempio Shaolin, emersi nel corso dello screening effettuato con la tracciabilità dei contatti. 6 sul totale i ragazzi che frequentano scuole diverse affetti da coronavirus. Buone le condizioni di salute di tutte le persone in isolamento domiciliare. Una situazione che lentamente si sta arginando, come ha dichiarato il primo cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, che fa appello al senso di responsabilità di tutti, in primis ad un uso corretto e continuo della mascherina. Ma siamo in contatto con l'ASL perché insomma abbiamo ricostruito con qualche fatica, ma penso efficacemente, la catena dei contatti dei frequentatori della palestra Tempio Shaolin nel focolaio, e anche a livello scolastico i ragazzi, gli alunni che sono stati in qualche modo, potrebbero essere stati contagiati per contatti con altre persone che hanno frequentato la palestra. Diciamo che c'è stata un'ultima informazione questa mattina, altri 10 concittadini sono risultati negativi al tampone. Già ieri sera c'era stato un dato incoraggiante perché di tutti i tamponi processati nella giornata di ieri, circa una trentina, soltanto 3 sono risultati positivi, tutti gli altri negativi. Attendiamo ovviamente l'esito delle indagini per assumere anche provvedimenti e determinazioni, anche con riferimento particolare alla scuola, che insomma di cui abbiamo disposto la sospensione delle attività didattiche fino a quest'oggi. Ci regoleremo in giornata, ci sarà un COC oggi pomeriggio alle 16:30, vedremo i dati e assumeremo ogni determinazione con equilibrio, con calma e ascoltando e verificando ogni condizione.